Ma per me la campagna elettorale inizia il giorno dopo che sono eletto, perché per dire con Edoardo De Filippo gli esami non finiscono mai. La buona politica è essere sempre ogni giorno giudicato e rendersi disponibile a essere giudicato dagli elettori con una legislazione. Il politico non deve fare ogni giorno quello che vogliono gli elettori, deve avere una visione e un progetto e deve essere in condizione il lunedì di farsi insultare perché vuole penalizzare mia macchina, il martedì perché vuole penalizzare il cassa d'auto e farsi insultare anche il mercoledì e il giovedì e poi alla fine avere la conferma che avere messo la faccia e tenuto la posizione finisce con l'essere apprezzato anche da chi prima ti criticava. La politica in questo la sua dignità, di non andare a inseguire i consensi ma di cercare di ottenere il consenso. Quando vengono a trovarmi a me 10 persone per domandarmi qualcosa di assolutamente legittimo, io istintivamente penso che forse devo fare il contrario, perché rischio di accontentare 10 che vengono da me e poi scontento i 10.000 che da me non vengono, ma mi giudicano per coerenza rispetto al mio progetto, alla mia visione di città. Io credo che questa campagna elettorale sia servita ad avere la conferma dai tanti, tanti che ho incontrato in questi ultimi giorni che è opportuno tenere alta l'asticella, essere ambiziosi per amore della nostra città. Certo, se sei ambizioso per amore della tua città, sei criticato perché tutti ti dicono ma ancora non hai fatto le altre 3 linee di tram, ma intanto 4 le abbiamo fatte. L'alternativa qual è? È quella di tenere l'asticella talmente bassa da coincidere con la palude, non ci sto, non appartiene alla mia convinzione e alla mia storia. Non abbiamo buttato la rete per pescare, abbiamo avuto la condivisione spontanea di chi vive il mondo associativo e di chi in questi anni ha, insieme con l'amministrazione comunale, condiviso un progetto, un'idea di città, ha condiviso quel cambiamento culturale che è nato e che non deve essere fermato. È come se avessero detto, sindaco, abbiamo percorso 45 chilometri, dobbiamo percorrere gli altri 55 che mancano, stiamo insieme, come siamo stati insieme adesso, per arrivare all'obiettivo. Anche perché è noto che io non sono più un candidato sindaco di Palermo, nel senso che l'ultima volta che mi candido al sindaco di Palermo e voglio completare un percorso che ha fatto passare Palermo da capitale della mafia, terribile capitale della mafia, a capitale della cultura. Se lo so, c'è qualcuno poi che dice ma è un'esagerazione capitale della mafia, e c'è qualcuno che dice sì, ma è un'esagerazione capitale della cultura. Ma io a Dio, meglio esagerare ed essere capitale della cultura anziché esagerare ed essere capitale della mafia. Io ho un rispetto sacro per la libertà delle persone e per l'identità di ognuno di noi, che è quella che ognuno di noi sceglie di avere. E invece tremo e considero un mio nemico la cultura dell'appartenenza. Se c'è un'espressione terribile è la domanda a chi appartieni. La mia domanda invece è chi sei, non a chi appartieni. Chi sei e chi vuoi essere. Chi sai essere, avere un erede significa avere cultura dell'appartenenza. La mia vita e le mie rotture da sempre mi hanno fatto scegliere la mia identità alla mia appartenenza.